C'è un aforisma che dice che un discepolo andò da un maestro, da un saggio, e gli chiese: "Tu chi sei?" E lui rispose: "Ciò che diventerò, ciò che sarò." Ecco, ciò che noi siamo è un divenire. Noi non siamo qualcosa di statico. La nostra identità non è qualcosa di definita una volta per tutte. La nostra identità è un processo in evoluzione continua. Abbiamo le nostre radici nel passato, viviamo nel presente e ci proiettiamo nel futuro. Il passato è ciò che ci ha reso quello che siamo in questo momento. Ciò che facciamo nel qui e ora è ciò che ci farà diventare ciò che saremo nel futuro. Di qui l'importanza del vivere nel qui e ora, perché ciò che è passato ormai ha fatto ciò che doveva fare, ciò che deve ancora accadere sarà, ma sarà il frutto di ciò che noi viviamo nel qui e ora. Quindi non possiamo in alcun modo definire la nostra identità come un qualcosa di statico. Io sono dottore, professore, eccetera. Quella è una definizione che viene dal passato. Ciò che abbiamo vissuto e che ci ha fatto diventare quello che siamo in questo momento, ma noi stiamo già passando oltre quell'identità che si è formata nel passato. E al di là di tutta questa identità cangiante che si modifica in continuazione. C'è qualche altra identità? Certo, il cristianesimo dice che la nostra identità profonda è essere fatti immagine e somiglianza di Dio, così come il buddismo dice che la nostra vera identità è la nostra natura di Buddha. Cioè l'essenza illuminata che sta al fondo del nostro essere e che non ha nulla a che fare o molto poco a che fare con l'io che è con la nostra identità superficiale che è invece un continuo divenire. Quando noi ci soffermiamo sul qui e ora, cioè sull'agire e sul fare in questo preciso momento, noi raccogliamo l'eredità del passato, realizziamo la verità del presente e ci proiettiamo nel futuro, ma soprattutto ci connettiamo con l'identità suprema, col sacro che è in noi, col principio di illuminazione che è in noi, chiamiamolo come vogliamo. Con la Rigpa, con la pura energia autoesistente che è l'essenza stessa della vita. Quindi non neghiamo il nostro passato, non ci leghiamo e non facciamo proiezioni sul futuro, ma ci concentriamo nell'essere completamente presenti in ciò che c'è in questo istante, perché in questo istante c'è il passato, c'è il futuro, c'è l'eternità, soprattutto. C'è la suprema identità, cioè il sacro, l'essere, il principio di illuminazione, che da sempre è già presente in noi e si manifesta in questo preciso momento. E noi qui sospesi nell'infinita, inseguiamo le nostre illusioni, rose e spine di una realtà che ci sfugge di mano e ci lascia nel rischio. Di non ricordare che siamo in questo mare.
raggi di verità. Yeshua e Milarepa sapevano che la vita è un viaggio senza meta. La meta è qui con te, ovunque ti trovi, come immagine dentro ad uno specchio ti muovi tra molteplici emanazioni dell'unica entità. Questo mondo senza umanità conviviamo giorno per giorno con le nostre vulnerabilità per sentirci diversi, affondiamo i pensieri negli spazi celesti, illumina e tutto muove la suprema identità.